Eccoci qua, cari amici, adesso avrò il piacere di viaggiare con la Fiat 125, caro Max, appassionati di Fiat, con Luca, dietro chiaramente c'è Luca, il contadino di Roveredo, e andremo così nelle zone così, ci porta Luca, ha detto che ci porta così in una zona un po' così particolare di Macerata. Ragazzi, siamo qua nella 125, si parte. Si parte in un'auto qualsiasi. Così insomma hai modo di utilizzarla ogni tanto, no? Esatto, oggi è una buona scusa oggi. Guardate qua che interni, bellissimi. Fiat 124, Fiat 125 sono le auto quasi più belle della Questa vita. È un 1969 1.6 cilindrata, doppio albero a cammi in testa, è una bella macchina. È una bella macchina, sì, questa. Guardate qua gli interni. Contadino di Roveredo. Una bella ripresa anche, cosa dici, Luca? Sì, sì, è un motore elasticissimo, ha un'elasticità spettacolare, è a benzina, però è un piacere guidarlo. Sì, sì, immagino. Al tempo immagino c'era l'Alfa Romeo, la Giulia. Sì, sì, no, ma infatti dicevano che gli alfisti avevano grande considerazione sia della 124 che della 125, come c'è stata un po' di rivalità tra loro, bellissimo, perché, insomma, ce la stiamo godendo, adesso andiamo a farci un giro qua così nelle zone. Adesso qua dalla vallata del Chienti saliamo verso Macerata. Andiamo a salire su a Macerata. 5 km siamo quasi in centro. Eccoci qua. Appassionati di auto storiche. Appassionati di vecchie Fiat. Vediamo che Luca il contadino non si addormenti qua, eh? No, no. Quelli che devo farmi svegliare fuori. Vuoi svegliarti fuori, eh? Bel colore blu ministeriale, no, no, bella macchina. Anche su una bella radio dell'epoca. Sì, sì, radio dell'epoca. E adesso fra poco ci vedremo, ci rivedremo qua nel centro. Una location di Macerata. Spettacolo. Tramonto del sole quasi, eh? Eccoci qua, cari amici, appassionati di mezzi storici, ma guardate un po', facciamo onore anche a questa architettura. Ci troviamo nelle zone di Macerata. Sono qua in compagnia del bravissimo Luca. Luca, dove siamo in questo momento? Siamo di fronte allo Sferisterio di Macerata. Guardate un po' il simbolo, lo Sferisterio, che vorrebbe dire questo? È una semiarena che attualmente viene utilizzata come teatro, d'estate ci fanno musicultura. Ho capito. E anche le opere liriche. E ragazzi, guardate un po' con cosa siamo arrivati qua nelle zone di Macerata. Attenzione, qua la gente ci sta guardando. Appassionati di auto storiche, siamo venuti con non un'auto qualsiasi, ma con una Fiat 125. Eccoci qua, caro Luca, Fiat 125, dove ha viaggiato anche il contadino di Roveredo. Guardate qua la bellezza, Luca, il suo bel colore blu ministeriale. Guardate qua con il riflesso, siamo a Macerata,
Ecco qua, te Luca riesci a fare un giro della piazza? Della rotonda? Sì, della rotonda. Vediamo, proviamo. Ecco qua, dai, proviamo, vediamo un po' così. Macerata, così dico. Sono arrivato anch'io a Macerata e... Metto le macchine. Chiaro. Attenzione, vecchio Marvin, stai attento. Eccola qua, Fiat 125. A Macerata. Guardate un po' la bellezza. Guardate un qua. Pullman di Macerata, autobus, plasticoni, e vediamo la Fiat 125 nella rotatoria di Macerata. Guardate un po', eccezionale da brivido. Guardate qua, plasticoni, guardate, la gente spazientita perché ho bloccato il traffico. Guardate un po', ragazzi, lo spettacolo di una Fiat 125 nel cuore di Macerata. Vai Luca, fai ancora un giro, fai un giro ancora. Guardate un po', ragazzi, appassionati. 125 nel cuore di Macerata, mentre i plasticoni sono costretti ad inchinarsi a tale bellezza. Vai Luca. Guardate un po', ragazzi, la pazzia del vecchio Marvin qua di dire facciamo così un giretto qua nella rotatoria di Macerata. Bravissimo Luca, ecco qua, perché i plasticoni tutti stavano ammirando. Guardate, insomma, ragazzi, volete mettere 125? Eccoci qua, amici appassionati, grande auto. L'auto c'è, è viva, via albero. Dai, ecco Claudio, va bene. Buono, ragazzi, possiamo rientrare alla base. Vai Luca, contadino di Roveredo. Niente, buono. Auto ministeriale, via che si ritorna indietro. Buono, eccoci qua. No, i ragazzi non volevano, la ragazza ci stava. Eccoci qua, ragazzi appassionati. No, ragazzi, abbiamo fatto un giro a Macerata con questa Fiat 125, insomma. Oh, cosa dici Luca? Ti è piaciuto? Sì, bello. Ti ho fatto il video mentre ti facevi tira sotto. Insomma, ragazzi, o così, se vuoi portare a casa il report, rischi un po', Attenzione, 125, non mica un altro qualsiasi, fermatevi voi. Il rispetto del... Esatto, l'anzianità. E con questo, cari amici, vi saluto, un po' tutti gli amici del canale. Questo è stato un po' così, diciamo, quasi, insomma, ormai il sole è tramontato qua, abbiamo fatto, come vedete, la luce scarseggia un po', e dove farci. Dai, ti ringrazio tanto Luca di tutta la tua disponibilità, insomma. Grazie a te Marvin. Ci siamo divertiti in questo viaggio, nei mezzi d'epoca, nei tuoi tesori, e sono contento che, insomma, qualcuno ti ha trasmesso questa passione, insomma, hai salvato dei pezzi, insomma, che si possono anche vedere. Cosa vuoi? Un giorno che dico vado al mare, dico facciamo tappa, andiamo a salutare Luca, insomma, i mezzi storici so che ci sono, che non vanno rottamati. Che vedere e guidare. Ecco qua, che portate quello. Qua Luca, ve lo dico subito, alla come si dice, la bellezza, oppure l'aggettivo che adesso non mi viene in mente la parola, comunque non vende nulla, ecco, la priorità di dire io non vendo nulla. Ecco qua, spettacolo. Con questo vi saluto, perché la stazione di Macerata, eccola qua, abbiamo fatto anche un giro a Macerata con Luca, il contadino di Rovereto, che ricordiamo, per Luca è stato un viaggio nelle Americhe. Guarda cosa c'è lì. Per lui Macerata è un po' la New York, guarda lì la Fulvia di Stoia, forse quella l'ho vista ancora, sta nelle zone di Treviso. Spettacolo.
Ciao a tutti.